Lei ha trovato tanti bambini qua fuori ad accoglierla, ne troverà ancora sul palco sia bambini sia ragazzi, perché noi abbiamo cercato di fare in modo che loro fossero il perno di questa giornata, fossero centrali, perché Belluno è una città accogliente, è una città inclusiva, ma è una città soprattutto che guarda al futuro. Noi impariamo molto dalla nostra storia, ma guardiamo sempre al futuro e cerchiamo di costruire il futuro. Lo facciamo quindi mettendo al centro dell'attenzione i nostri bambini, che non amiamo chiamare cittadini del futuro. Per noi sono cittadini oggi, hanno le loro legittime aspettative, hanno i loro diritti, hanno le loro responsabilità e doveri, seppur commisurati ovviamente alla loro età. E noi abbiamo lavorato molto in questi anni sull'educazione al rispetto dei beni comuni, alla vita, alla dignità umana, ma anche al rispetto e all'attenzione delle istituzioni. Quindi è un doppio ringraziamento il mio, perché la sua presenza oggi rappresenta di fatto un esempio assolutamente tangibile per tutti i nostri ragazzi della presenza dello Stato nella sua massima autorità. Abbiamo già attivato 210 cantieri, vi dico che siamo pronti a presentare il piano del commissario da 400 milioni di euro, abbiamo già attivato 132 milioni di euro, abbiamo un budget di 1 miliardo di euro che cercheremo di investire velocissimamente. Ma ascoltiamo chi l'evento di fine ottobre 2018 lo aveva previsto, anche se non nei termini catastrofici in cui si è manifestato. Il problema è il più delle volte previsione buona, ma percezione non completa dell'entità della situazione severa. In questo caso il messaggio è passato. Io direi che il prefetto ha capito realmente fra le righe l'importanza dell'evento, e questo ha fatto sì che la reazione, con tutto l'iter della protezione civile, ma anche della chiusura delle scuole, chiusura delle fabbriche, della pubblica amministrazione, ha permesso di evitare che ci fossero tante persone per le strade al momento dell'apice dell'evento stesso. Abbiamo avuto la pioggia in 3 giorni su alcuni settori bellunesi, la pioggia che cade in un anno più o meno a Roma. Infine la soddisfazione del governatore Zaia a proposito delle parole di sostegno di Mattarella ai giochi invernali. Un grandissimo endorsement, il capo dello Stato me l'aveva detto anche prima, ne abbiamo parlato di tante cose e lo ha confermato anche pubblicamente, questo mi fa piacere, che la partita delle Olimpiadi è una partita che il Quirinale e il Presidente della Repubblica sposa appieno. Questo servirà come monito e risposta a tutti quelli che ancora fanno il distinguo sulla candidatura italiana.